Buongiorno Belli, buongiorno. Oggi siamo in Sicilia e vi porto alla scoperta di un libro che sicuramente avrete letto già tutti, I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, la saga dei Florio. È un bellissimo romanzo che a me è stato consigliato varie volte durante la scorsa estate, l'estate 2019. È stato in testa a ogni classifica, io ero impegnata a leggere altro. Siamo partiti per andare in settimana bianca e io ero senza scorta di libri e quindi ho detto, vabbè, quando ci si ferma in autostrada qualcosa si comprerà. E ho detto, via, questo è un bel malloppo che in una settimana riesco a leggermelo. No, mi ci ha voluto parecchio meno, l'ho letto in 3 giorni e mezzo, un po' perché oltre a leggere la sera, leggevo anche nel tardo pomeriggio quando si finiva di sciare. E poi è un libro che ho divorato e capisco perché è stato in testa alle classifiche ed è stato amato tantissimo. Un libro bellissimo, in realtà è un romanzo storico che parla della prima parte della storia dei Florio. Si inizia dallo sbarco a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799 e si va avanti per un secolo. È una storia di sacrifici, è una storia di grandi idee, è una storia di famiglia, di amore, di antichi valori, di rancori. È una storia vera, ci sono un sacco di ricerche. Io immagino che Stefania Auci ci abbia lavorato veramente degli anni, perché ci sono delle ricerche minuziose. Una cosa molto bella è il fatto, soprattutto per gli appassionati di storia. Io devo dire che alla fine ho lasciato perdere quella parte lì perché mi interessava il romanzo, il romanzo, come va avanti. Invece, una cosa molto bella è il fatto che ci sia sempre un inquadramento storico. All'inizio di ogni capitolo c'è proprio un corsivo in cui l'autrice fa la contestualizzazione storica. È molto molto interessante per chi vuole leggerlo dal punto di vista del romanzo storico. Io che leggo tutto, vabbè, che i romanzi mi piacciono e comunque sia vedo tutto dall'ottica della destinazione, del posto che c'è dietro. Qui c'è una Palermo. Come posso dire, una Palermo spagnoleggiante, una Palermo barocca, un altro mondo completamente, nonostante non sia passato così tantissimo tempo, ma veramente, come si dice, secoli fa, sì. È affascinante, sono dei bellissimi personaggi, sono persone che hanno fatto una vita completamente diversa da come noi si intende vivere e si vede proprio l'evoluzione di questa famiglia, l'evoluzione di Palermo, l'evoluzione della storia, è proprio uno spaccato bellissimo e il racconto è proprio veloce, scorrevole, si galoppa proprio da un capitolo all'altro e si viaggia nella storia perché comunque sia c'è un passaggio generazionale importante e c'è un attaccamento alle radici, alla famiglia, veramente molto molto bello ed è interessante a mio parere vedere proprio il cambiamento nel corso dei secoli, il cambiamento dalla povertà al grande benessere e all'interno di una Palermo, di una Sicilia diverse da come le vediamo ora, ecco, estrema povertà e massima ricchezza. Veramente è molto particolare e molto affascinante. Sì, è
questo è veramente un libro da non perdere. Arrivo ultima a dirlo, ma perché probabilmente sono arrivata super esima a leggerlo, ma veramente una bellissima lettura, una lettura da fare. Se ve ne andate in vacanza in Sicilia, io la farei, la contestualizzerei lì. Invece io me la sono contestualizzata in montagna, ma è andata benissimo lo stesso e mi è piaciuto veramente tanto. Stefania Auci, I Leoni di Sicilia, la saga di Florio, edizioni Nord, vi dico quanto costa, 18 euro. Una bella compagnia, assolutamente, una bella lettura da fare. Io vi saluto, vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, a sto giro dovete commentare per forza perché l'avete letto tutti, io l'ho letto per ultima, quindi mi dovete dire sì, mi è piaciuto anche a me, no, non mi è piaciuto, via, facciamo un po' di bagarre e soprattutto iscrivetevi al canale perché questa è la cosa fondamentale. Io vi preparo i video, ma poi dovete venire stavo per dire a leggerli, a guardarli, a sentirli, perché io sono abituata a scrivere tanto sul blog, a scrivere per i miei lettori, e qui i miei lettori sono diventati ascoltatori, guardatori, non so come si dice, però insomma siateci perché io ci sono. Vi saluto, vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao!